Ma fa davvero male mangiare del formaggio irradiato? Abbiamo visto che uno dei modi per controllare la bontà di una forma di formaggio è ispezionarlo ai raggi X, usando quindi delle radiazioni. In realtà non fa male e in Gilardoni vi spieghiamo il motivo. Pensate ad una persona che prende il sole. La sera, quando c'è buio, non continua ad emettere luce, né tantomeno rende abbronzati anche gli amici. Insomma, non è una sorgente. Il concetto dei materiali passati ai raggi X è lo stesso. Il problema non è sui materiali irradiati, quanto più su quelli radioattivi, cioè che emettono radiazioni. In quel caso è molto pericoloso, soprattutto se inalati o ingeriti, e si parla di contaminazione, perché non è come assorbire la luce di una lampada, ma avere letteralmente la lampada all'interno, con un'esposizione costante e prolungata. Quindi nel caso del formaggio irradiato non è pericoloso. Una volta assorbita la luce non continua ad emetterla anche quando l'impianto è stato spento. Volete saperne di più? Seguite i nostri amici di Gilardoni che si occupano proprio di questo.